Allora, siamo qui con Mattia, studente di Scienze Politiche all'Università di Torino, occupante della Verdi 15, che questa mattina si trovava all'interno della residenza durante le operazioni di sgombero. Ti chiederei un po' di raccontarci com'è andata, che cosa hai visto, anche qual è stato l'atteggiamento tenuto dalle forze dell'ordine durante l'operazione, dal momento che alcuni dei ragazzi denunciati hanno poi riportato anche alcune ferite e si sono fatti refertare in seguito allo sgombero. Bene, sì, come dicevi tu, questa mattina intorno alle 8 la residenza Verdi 15, che sottolineiamo una residenza, cioè un soggetto politico che dava una realtà torinese che appunto è sulla scena appunto metropolitana torinese da più di 2 anni, che dava il posto da abitare, un tetto a una trentina tra giovani e studenti. Quindi dentro ci trovavi il ragazzo che lavorava nel call center, come il ragazzo che studiava, o come il ragazzo che faceva tutti e due. Lo sappiamo benissimo, appunto, la condizione giovanile in tempi di crisi, qual è. Bene, sostanzialmente alle 8 di stamattina, ora racconterò un po' la dinamica che penso vada sottolineata per il carattere, diciamo, oserei dire crudo e abominevole di questa operazione. Comunque alle 8 di mattina, una cinquantina di Digos davanti all'ingresso della residenza Verdi 15 in Corso Farini hanno cominciato a prendere ammazzate, e sottolineo ammazzate, quindi intendo spranghe di ferro, l'ingresso della Verdi 15 per tentare appunto di aprire un varco e fare il blitz che avrebbe poi dato luogo allo sgombero della Verdi 15. Bene, e quindi la scena era noi che ci stavamo preparando per andare, chi a lezione, chi a lavorare. Si vede una cinquantina di persone in borghese, quindi sembrava quasi un assalto della residenza Verdi 15, che continuavano a percuotere a suon di mazzate l'ingresso, cercando appunto di sfondare l'ingresso per entrare. Questo qui per loro è stato molto difficoltoso, visto il materiale proprio con cui era formata la porta della Verdi 15, quindi hanno pensato bene di aggirare la residenza per aprirsi un varco, entrando prima nel cortile e successivamente nella nostra finestra del bagno. Bene, qui sono riusciti ad entrare nel piccolo bagno della Verdi 15, e appunto lì c'è stato direi una parentesi che vada sottolineata, perché prima di entrare, prima di sfondare questa porta, in uno scenario che non direi da Diaz, ma che comunque sia plausibile che qualcuno in quella stanza pensava a quei fatti lì, in quanto si vedevano Digos e polizia che apostrofavano noi tutti con aggettivi tipo alle donne, cose che poco dicevano, troia semplicemente, bagascia, o che ne so, a un nostro amico, a un nostro ragazzo, sempre occupante della Verdi 15 di colore. Hanno cominciato a chiamarlo Balotelli, proponendosi una sfida per chi lo prendeva prima, per poi malmenarlo come dopo hanno fatto. Oppure dicevano: fateci entrare, vi ammazziamo tutti, cose di questo genere. Alla minaccia ha avuto luogo, una volta entrati nella residenza, i fatti, perché sostanzialmente quello che hanno detto, quelle minacce, sono diventate fondate nel momento in cui sono entrati e hanno cominciato chi a mettere all'angolo e cominciare a prendere a calci e pugni appunto i ragazzi a terra. E qui sottolineerei ragazzi e ragazze comprese. Chi appunto spiaccicava la faccia di un ragazzo a terra o sui vetri, proprio per questo abbiamo anche dei ragazzi feriti che sono stati appunto refertati proprio per rendere veritiera questa mia affermazione. Bene, sostanzialmente, oltre che la rabbia sicuramente, ma anche un sintomo di paura che in quell'oretta appunto di sgombero c'è stata, sicuramente non ci fermerà
e andremo appunto avanti, consapevoli che la controparte nel territorio metropolitano torinese ha dei modi di agire non consoni rispetto alla normalità, ma anche alla normalità di come agiscono le forze di polizia nel resto d'Italia. Detto questo, vorrei sottolineare poi un'altra cosa, il dispiegamento di forze dell'ordine, oserei dire veramente eccessivo, si parlava di centinaia di unità appunto o di poliziotti. E poi esteticamente tutto il quartiere intorno era presidiato dalle forze dell'ordine, portando comunque dei disagi al quartiere. Parlando del quartiere, mi sembra ingiusto omettere che un quartiere, come si legge anche dalle dichiarazioni, che la Verdi 15 è riuscito, non con facilità, ma sicuramente con metodo è riuscito a farsi amico, e questo quartiere, questa politica di quartiere che la Verdi ha sempre tenuto, possiamo dire che ci ha pagato nel momento in cui sentire la barista del bar a fianco alla Verdi 15 dispiaciuta e preoccupata delle nostre condizioni, o l'anziana di turno che solitamente passava ogni mattina preoccupata, sicuramente a noi dà una forza. Bene, detto questo, chiudo questa dichiarazione, e la Verdi 15 c'è sempre.